Buongiorno a tutti ragazzi, sono Giva e per chi non lo sapesse sono un ragazzo di 22 anni che studia economia aziendale all'Università di Cuneo. Sono anche socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. Nel tempo libero però faccio anche video su YouTube dove spiego un po' qual è la mia visione della finanza personale e soprattutto del settore investimenti. Però ho anche la passione del guardare video su YouTube. Infatti ho nel corso del tempo ho appurato il fatto che YouTube è un grande mezzo di informazione per imparare cose che tendenzialmente non si possono imparare se non sui libri. Quindi oggi vi andrò a consigliare quelli che sono secondo me 5-6 YouTuber italiani che secondo me vale la pena seguire. Sono tutti YouTuber che seguo io in primis e niente, raga, li suddividerò un po' in categorie. Partiamo subito col dire che se questo video qua raggiunge, facciamo i 50 likes entro oggi, magari nei prossimi giorni vi porterò lo stesso video ma su YouTuber esteri, perché c'è sempre qualcosa da imparare, soprattutto magari se seguite YouTuber inglesi avete la possibilità anche di imparare a masticare un po' la lingua. Detto questo, partiamo subito col primo YouTuber che penso lo conoscete tutti, è Pietro Michelangeli, che secondo me è molto bravo a fare lo YouTuber, infatti diciamo che il numero di iscritti rappresenta appunto questa bravura. Tendenzialmente è uno YouTuber che fa video più su finanze personali rispetto a video del mercato azionario, però ogni tanto, ad esempio, questo video qua su Alibaba oppure questo su Airbnb. Quindi, come potete vedere, ogni tanto fa anche video sul mercato azionario. Io tendenzialmente li guardo abbastanza quasi tutti. Non sempre mi è piaciuto nei video che faceva, però nella maggior parte diciamo che ho apprezzato l'impegno e tendenzialmente diciamo che è un bravo YouTuber per avere un'introduzione al settore della finanza personale e quello magari del mercato azionario. Diciamo che della stessa categoria inserirei anche Karim, che è un mio caro amico e fa video molto più generici rispetto agli YouTuber che vi farò vedere, perché lui fa video in generale su quella che è la finanza personale, non tanto sul mercato azionario, anche se qualche video sul mercato azionario lo ha fatto. Tendenzialmente li guardo praticamente tutti, salvo qualcuno che magari mi perdo o non lo so, ragazzi, non è che passo tutto il giorno su YouTube, quindi tendenzialmente li guardo abbastanza tutti, ma lo potete vedere anche dalle righettine rosse. Però magari se me ne perdo qualcuno, diciamo che in generale cerco di vederli tutti. Nel caso non ci riuscissi, magari un giorno mi metto lì e me li recupero, questi quelli che mi interessano. Karim mi piace molto perché uno ha l'accento romano e mi piace a me molto l'accento romano e due perché è molto chiaro e molto semplice, fa video brevi, interessanti. Niente, raga, io vi consiglio assolutamente di andare a seguirlo. Addentrandoci un po' più nel mercato azionario, troviamo Investire con Gus, che ragazzi miei, io lo seguo da quando ha all'incirca tipo, mi pare, meno di 100 iscritti. Lui e un altro che vi dico dopo, li seguo da quando hanno all'incirca 100 iscritti, quindi dagli inizi. E Investire con Gus come canale mi piace molto perché mi fa molto ridere lui, non so, mi piace portare bei contenuti. Editati, vabbè, editati un po' alla buona, ma diciamo che nel settore della finanza tendenzialmente penso che debbano avere più valore i contenuti che non l'editing o il montaggio video, perché tendenzialmente io quando guardo un video di finanza personale o del mercato azionario non è che mi interessa tanto l'editing del video, perché non è una cosa che mi deve intrattenere, è qualcosa che mi deve insegnare appunto qualcosa. Tendenzialmente Investire con Gus è un ragazzo molto preciso, mi piace come analizza le aziende e mi piace anche perché è un po' sfacciato, ci sta. Diciamo che è un ragazzo che vale la pena seguire, secondo me. Poi, ragazzi miei, seguiteli se avete piacere di continuare a guardare i video, benissimo. Se non li volete vedere, ben venga, cioè non succede niente. Addentrandoci sempre più nel mercato azionario, troviamo due ragazzi con cui ho collaborato, che sono Darko, che è molto bravo, è diciamo il Tesla Master. Fa analisi molto dettagliate, è un focus insieme anche a Investire con Gus, sono due focus investor, cioè tendenzialmente acquistano poche azioni e analizzano bene e tendenzialmente quelle azioni lì portano grandi profitti. Se non ricordo male, il video che abbiamo fatto insieme è questo qua, Tesla versus NIO. Io ho parlato di NIO, lui ha parlato di Tesla e magari andatevelo a vedere insieme a tutti gli altri che, come vi dicevo, alcuni ho visto, altri no,
Perché in questo periodo qua che sto facendo un video al giorno, tendenzialmente YouTube l'ho un po' abbandonato per quanto riguarda la questione del vedere altre persone, perché ho pochissimo tempo, cioè lavoro, smetto di lavorare, inizio a fare video su YouTube, poi ovviamente magari vedo i miei amici, vedo mia morosa e quindi non è che ho troppo tempo per vedere YouTube, però in generale li guardo abbastanza. I suoi anche i video di Davide Ravera, che è un altro ragazzo che mi fa piacerissimo guardare, è un ragazzo molto preciso e tutti e tre li ho scoperti quando avevano pochissimi iscritti. Darko mi pare avesse 80 iscritti. Investire in Goose ne aveva tipo 100. Davide forse l'ho conosciuto un po' dopo, forse quando ne aveva già all'incirca 1000, se non ricordo male, forse un pelo di meno. Però anche lui lo seguo molto volentieri perché tira fuori delle belle chicche di aziende e secondo me vale la pena seguirlo. Fa analisi molto dettagliate. Tra l'altro in questo video qua mostra il suo portafoglio. Se avete piacere di magari andarlo a vedere, potete farlo. L'ultimo ragazzo che voglio mostrarvi è Enrico Barbares, che è un laureato, se non ricordo male, con 110 lode in banca e finanza ed è un ragazzo molto 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 preparato. Diciamo che lui è il tipico esempio di persona che tendenzialmente seguo per anche accrescere quella che è un po' la mia cultura personale e diciamo che secondo me vale la pena seguire un po' tutti e tendenzialmente, secondo me, se vi iscrivete al mio canale, quello di Enrico, quello di Davide, quello di Darko, quello di Investire con Gus, quello di Pietro e Karim, secondo me avete un po' il quadro generale del settore investimenti. Secondo me è una buona occasione per iniziare ad imparare qualcosa. Poi tendenzialmente facciamo 2 video a settimana a testa all'incirca. Adesso vabbè, è un caso strano che io abbia fatto, stia facendo un video al giorno, ma tendenzialmente facciamo 2 video a settimana, quindi se vi iscrivete a 5-6 canali, avete poi 12 video a settimana, ve ne sparate 2 al giorno, che durano all'incirca 10-15 minuti, e secondo me con mezz'oretta al giorno avete un quadro generale su quello che è l'andamento del mercato azionario e comunque del mondo degli investimenti. Detto questo, io vi ricordo sempre di passare dai loro canali che trovate il link in descrizione. E fatemi sapere anche qua sotto nei commenti se avete piacere che vi porti il video dove vi mostro qualche youtuber straniero da seguire. Detto questo, io ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video.